Eccoci ritornati dopo svariati periodi di buio e tempesta. No, stavo scherzando. A parte un po' di influenza e cose varie che mi sono venute addosso, ma va bene lo stesso. Comunque, allora, dunque, l'ultima volta non mi ricordo manco più cosa stavo facendo. Comunque, stavo iniziando a impostare questa simpatica manina che verrà soprannominata Manina della Morte, ma solo per simpatia, eh. Comunque, a parte quello, questa simpatica manina che sono riuscito a potenziare al 100% praticamente, cioè qualsiasi upgrade possibile e immaginabile. A parte forse Aqua Affinity, ecco, l'Aqua Affinity non l'ho ancora messo perché non è che me ne freghi più di tanto. Allora, ci abbiamo montato sopra. Dunque, questo qua è il cannone al plasma che viene fatto con gli HV Capacitor, che si craftano con, da qui non riesco a farvelo vedere, e anche i force, allora, il campo di forza l'avete già visto nell'ultimo episodio, forse, presumo. E questo qui invece si fa con un Lapotron Crystal, se non mi sbaglio. Adesso comunque vado a vedere nel dubbio. Qui si va a impostare tutta amperaggio, voltaggio, cose varie. Perché praticamente più l'amperaggio è alto, più fa danno, e più il voltaggio è alto, mi sembra, e più fa le esplosioni a raggio tipo Creeper. Infatti qui le esplosioni sono plasma explosiveness, in inglese perfetto, è contato come 500 millicreeper, cioè dovrebbe essere circa. Il danno che io faccio al terreno è la metà dell'esplosione di un creeper all'incirca. Stessa cosa qui per il colpo, diciamo, il fendente, adesso non mi ricordo la traduzione di melee perché ho un vuoto di memoria. Comunque l'impatto apparentemente fa aumentare i danni che uno subisce. Invece il carry through sarebbe la spinta all'indietro, dovrebbe essere tipo un knockback, una roba del genere. Ah, c'è anche scritto, scusate, qui sotto, non so se riuscite a leggerlo, c'è scritto, la seconda riga è scritto knockback, che però non mi ricordo come funziona, cioè non mi ricordo 1P cosa sta a significare. Chiederò traduzione in giro poi eventualmente. Poi abbiamo, vabbè, pala, piccone e ascia, che sono i tre dispositivi classici, diciamo, tutti integrati in questa manina della morte. E niente, praticamente questi non li ho potenziati perché ho visto che a parità di corrente usata e tutto il resto è più veloce il mining drill. Anche se questo qui, volendo, per esempio, cosa ho cliccato adesso? Mi sono perso. Il piccone. Anche se io lo dovessi mettere a, tanto per dire, 25 per, che è una velocità assurda per scavare, non fate neanche tempo a fare beh, che avete già tolto mezzo muro. Cioè, non mi serve. Cioè, non è molto utile perché per caricare questa manina praticamente servono tonnellate e tonnellate e tonnellate di corrente. E quindi questa manina qui io la tengo più che altro per riserva, cioè nel senso, se proprio mi devo salvare il fondo schiena o le chiappette, come si suol dire, per non scendere in parole più scurrili, tipo culo. La tengo lì nell'inventario giusto per salvarmi in caso di problemi. Ah, e poi ho messo una stupidata, che è l'hologram emitter, che praticamente posso colorarmi la mia manina. Niente di eccezionale comunque, cioè nel senso, è una bella mano, si vede adesso. Anzi, facciamo una cosa, già che siamo qua,
Facciamo una prova, poi intanto devo scendere giù di qua per farvi vedere un po' di roba. Allora, dunque, cosa possiamo mirare? A parte che non mi carica i chunks, ma va bene lo stesso. Comunque, miriamo là. Carichiamo al massimo. Mettiamoci anche un po' di zoom, così vediamo meglio. E via! Questa qui è la carica di Blast alla massima potenza. Con un po' di ritardo, però ho fatto un bel buchetto nel muro. Considerate che quella lì era terra, quindi è abbastanza friabile. Se io dovessi mirare, cosa ne so, a quello lì, molto probabilmente, io miro a quello lì in mezzo. Però molto probabilmente rompo malapena, sì e no, uno solo di quelli, non li rompo tutti. Vediamo un po', arriva, pum. No, ne ho rotti un bel po', strano. Invece li contro, se io lo miro contro alla stone, cosa succede? Comunque, potete vedere in alto a sinistra che è 4,73. Ogni colpo caricato al massimo sono un bel po' di corrente che viene usata. No, vedete, sulla stone non succede niente. Quindi non è utile, non è questa manina della morte, non è utile su tutti i materiali, solo su alcuni. Comunque, scendiamo a nostro modo. Basta fare i scemi. Allora, qui c'è un pezzettino nuovo che ho creato mentre non stavo registrando. Allora, questo cos'è? Questo è da togliere. E questo è da togliere. Allora, praticamente, eccolo qua, l'avete visto in diretta, mi è saltato fuori un pacchetto, potato seed, questo qua si sa già cos'è. Comunque, praticamente funziona così. Grazie alla Industrialcraft abbiamo la possibilità di giochicchiare con le piante, fare incroci strani. Io così, ma a caso, non è che l'ho proprio voluto, cercato o cose varie, ho fatto un innesto tra due piante di grano e mi sono venute fuori praticamente, qui ho messo il grano, di qua ho messo il grano, qui in mezzo ho messo questi crop qua, che è una craftarli, è una stupidata perché sono due stick messi, quattro stick, due a destra, due a sinistra e tutto il resto vuoto. E praticamente se voi mettete una pianta qui e una qui in mezzo vi viene fuori una specie di ibrido, io dico ibrido ma non so se è la parola corretta. Praticamente questo simpatico ibrido vi può venire fuori qualsiasi cosa astrusa, allucinante, perché io purtroppo mi dispiace non averlo registrato. Da due piante di grano mi è venuta fuori una pianta di patate. Non ho ben capito per quale motivo, però sto sulla fiducia, non voglio saperlo. E niente, e adesso anziché diciamo romperli, perché ci sono due con questi crop qua che si vengono piantati nel terreno, ci sono due opzioni. Una è quella classica che praticamente si va a come si dice, a picchiare la pianta col tasto a sinistra del mouse, e vi dà praticamente i semi, la pianta, e vi dà anche eventualmente il sacchettino di semi che avete visto prima mentre rompevo le patate. Altrimenti, tanto già che siamo qua, piantiamo un po' di roba. Incrociamo le patate con vediamo cosa viene fuori. Se voi invece rompete solo col tasto destro, vi lascia praticamente il germoglio della pianta e vi toglie il grano o le patate. Adesso devo ancora provare bene perché l'ho sperimentato così proprio a caso, senza star lì a guardarci troppo. Comunque, mentre attendiamo l'incrocio, sempre se arrivi per tempo, perché c'è un piccolo difetto, usando questi crop della Industrialcraft,
o meglio, spero che siano delle industrial craft, non è possibile, diciamo, far crescere velocemente le piante col bone meal. Non funziona. Comunque, nell'attesa, io mi sono preparato qua il crop analyzer. Praticamente con questo possiamo analizzare questi quattro sacchetti che ci ha lasciato prima. Allora, il crop analyzer, non mi sono dimenticato di farvelo vedere bene, è una stupidata craftarlo, potete craftarlo anche quasi subito all'inizio del gioco, appena iniziate la industrial craft, per dire, perché è solo un electronic circuit e dei pezzettini di rame così a caso insieme del redstone. Appena arrivate sul livello 20, mentre fate le vostre miniere, riuscite già a farlo questa cosa. Non è questo il problema. Comunque. Allora, io mi devo spostare questi. Perché quando io uso il crop analyzer, devo avere la roba da analizzare qua nell'inventario rapido, perché sennò non me la fa analizzare. Allora. Dunque, lui vuole della corrente. Però il mio dubbio è. Ah, tiene in memoria il sacchetto. Bene. Il problema tecnico è. Cosa gli do di corrente? Una batteria della Reston? Del potassio? Bene, ho già capito. Devo fare una batteria al volo perché mi sono dimenticato di farlo. A meno che non ce l'ho qui in mezzo imboscata da qualche parte. No, 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 no. Qui qualcosa? No, non mi sembra. Vabbè, prendiamo uno di questi che mi serve. Poi la tin ce l'ho di qua. Ah, come vedete c'è un po' un cambiamento di attrezzi, di roba qua dentro, perché ho fatto un po' di miniera. E qua ho paura che da questa cassa d'oro dobbiamo passare a una cassa di diamanti, perché scarseggia un po' il posto. Ha finito di svuotare qui la cassa? Sì. Questa è vuota e questa è vuota. Boh. Comunque. Allora, facciamo un attimo una batteria al volo, così voglio vedere come funziona sto coso. Qui. Prendo anche i muri in faccia oggi, che belle cose. Lavoriamo di notte, che intanto non è un problema. Allora. Tanto si carica abbastanza velocemente la batteria. Eccola qua. Allora, facciamo così. Attiviamo il nostro analyzer e mettiamoci la batteria. Allora, ci dice che è una pianta di patate, appartiene al tier 2, che quindi dovrebbe essere già una pianta leggermente più evoluta rispetto alle altre, ed è stata scoperta da al bla capo, vabbè, quello che è, però non si dice nient'altro. Ok, facendolo analizzare una seconda volta, ci dice che ha delle caratteristiche questa pianta, che è cibo, patata e giallo, quindi dovrebbe essere tipo la patata a pasta gialla, per farla breve. Oh. Allora, qui cosa abbiamo ancora di descrizione? Abbiamo che la crescita, ho già scaricato la batteria, dunque la crescita è 1, quindi è crescita normale. Il gain non me ne ricordo cos'è, che poi andrò a vedere. La resistenza è 1. La resistenza, se non vi ricordate, se vi ricordate, quando sono andato prima a controllare le mie piantine, ho distrutto due piantine che erano verde scuro. Quelle lì sono le erbacce. Praticamente la resistenza è dovrebbe essere quanto la pianta resiste alle erbacce. Cioè, nel senso, più la resistenza è alta, più questa pianta sopravvive, diciamo, tra virgolette, a un attacco de delle erbacce. Cioè, la probabilità che venga
sovrastata dalle erbacce, che vedetela un po' come volete. Se analizziamo di nuovo, non ci dice assolutamente niente. Bene. Perché rimane uguale. Ok, niente. Quindi questo qui sappiamo già tutto. Questo qua dice semi non conosciuti. Li analizziamo, ci dice che è grano, ok. Al secondo colpo ci dice che il grano è stato scoperto da Notch, forse perché l'ha inventato lui. Poi ci dice che è un grano giallo e si può mangiare, se lì ci arrivo anch'io. E poi magari se carico la batteria mi fa un favore, anzi mi faccio un favore. Se usavo un Lapoton Crystal forse era meglio. Potrei usare anche il lappac volendo. Vediamo un po' se funziona. No, aspettate un attimo. Funziona il lappac o mi esplode il macchinario in mano? No, funziona. Ecco, questa qui è già una pianta diversa. Perché questo grano ha crescita 1, però ha resistenza 2, quindi è già più resistente rispetto al grano normale per l'attacco delle erbacce. Devo ancora andare a vedere cos'è questo Gain, perché non mi ricordo. Ve lo dico alla prossima puntata. Così lasciamo un po' di suspense. Comunque sono un imbecille perché ho fatto una batteria per niente. Bene, queste due qui le abbiamo analizzate. Sappiamo cosa sono. Un known seed e un known seed. Abbiamo altre due da analizzare. Allora. E di nuovo grano. Di nuovo del tier 1, solita so cosa. Ecco, è uguale identico all'altra combinazione. Per noi erano semi sconosciuti, però andandoli ad analizzare è di nuovo resistenza 2, gain, se non mi ricordo mai, e crescita 1. Sono uguali identici a quelli che abbiamo analizzato prima. Queste invece sono patate. Ah, perché questo qui è l'ultimo crop, quello che avevo tolto prima in diretta. Sono del tier 2, sono state scoperte dal solito. Sono sempre patate gialle, per farla breve. Ecco, questa è una cosa nuova, perché abbiamo crescita 1, resistenza 0, quindi presumo che questa pianta venga attaccata in una maniera impressionante dalle erbacce, cioè il primo filo d'erba che esce così dentro il crop la fa morire. Il gain è a quota 3, quindi se è a quota 3 vuol dire che dovrebbe essere una cosa buona. Scusate, fermo un attimo la registrazione, vado a vedere cos'è il gain, così poi ne parliamo. Eccomi qua, sono ritornato. Il gain, sono andato a vedere. Ho guardato una traduzione così veloce su internet, non sono stato tanto lì a cercare quella della Industrycraft. Il gain, che non mi manco un passato per la testa, è il guadagno. Quindi molto probabilmente se io pianto questa pianta di patate, non dico che mi dà 3 volte quello che pianto, però è cioè dovrebbe essere una specie di guadagno in senso. Nel senso che mi dà più roba rispetto a una pianta di patate rispetto ad una pianta di patate del gioco normale, cioè nel senso, se io tanto per dire da una pianta di patate nel gioco normale ottengo, per dire un'assurdità, ottengo 3 patate o 4 da una pianta, magari con questa pianta qui, anziché ottenere 3 patate, ne ottengo 4, 5. Adesso non so di preciso come funziona. Comunque, qui la mia pianticella non hanno ancora fatto l'ibrido, quindi direi che salto. Cioè salto, ve lo faccio vedere poi un'altra volta. E dunque, altra novità, niente. Niente, ci vediamo poi vediamo di sopra velocemente. Ci vediamo poi nel prossimo episodio, che vediamo un po', vedremo poi quando farlo. E
E quanto grano. E niente, poi forse non l'avevate ancora visto quello, eh? Ho fatto la piantagione anche lì. Mi sono dimenticato. Non mi ricordo più. Vabbè, se non l'avete vista prima, l'avete vista adesso. Ho fatto un'altra piantagione di fianco. Comunque, se non ci vediamo più, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!